Buonasera, rieccoci con Azzurra Sport in quest'ultimo appuntamento della settimana interamente dedicato all'atletica, al polismo, alla corsa in montagna e al calcio. Cominciamo dall'Orna Trail, risultati ed interviste nel prossimo servizio. Riccardo Borgialli si aggiudica l'edizione 2017 dell'Orna Trail, ha percorso i 34 km di gara con il tempo di 3 ore 16 minuti e 9 secondi. Alle sue spalle Clemente Belinghieri e Stefano Radaelli. 200 atleti al via della gara lunga che, come lo scorso anno, ha visto in campo femminile la vittoria di Emanuela Brizio davanti a Scilla Tonetti e Giulia Torresi. È andata bene perché alla fine stavo bene e sono contentissimo anche di vincere questa gara a cui sono stato invitato da Stefano e Damiano. Infatti volevo fare i complimenti a tutta l'organizzazione, sono contento che abbia fatto sold out e che la giornata sia bella. Nonostante le previsioni davano freddissimo, in realtà non si è sentito. Oggi è veramente bellissimo, c'era una vista spaziale, roba da fermarsi in alcuni punti e godersi davvero il panorama perché era fantastico. Poi siamo stati anche aiutati dal clima, era abbastanza freddo questa mattina alla partenza, ma poi ci ha aiutato questo fresco a correre bene, a tenere lontani i crampi e niente, me la sono proprio goduta, bella. Nella gara corta di 17 km, vittoria per Paolo Poli, sul secondo gradino del podio Enzo Merzi e terzo Silvio Balzaretti. Tra le donne ha vinto Michela Piana davanti a Elena Colonna e Romina Caretti. Grande soddisfazione per gli organizzatori della SD Runner Navasso, capitanati da Stefano Trisconi. E rimaniamo a parlare di corsa in montagna perché domani si corre una prova organizzata dal Genzianella. Scopriamo tutto nella prossima intervista. Appuntamento domani alla collinetta di Villa d'Ossola per il primo trofeo di primavera, gara di corsa in montagna organizzata dalla SD Genzianella. In tanti saranno gli atleti al via di tutte le categorie. La gara è valida come prima prova di campionato regionale assoluto e campionato di società di corsa in montagna. Come prima prova di campionato provinciale assoluto e campionato di società di corsa in montagna. Come prima prova del trofeo Eco in Piemonte e come prima prova del criterium di qua e di là della Rosa. Si prevede una partecipazione, essendo la prima prova, anche c'è anche la voglia di correre, di partire con le gare e tutto, almeno di 200 persone provenienti dalle valli più, da Cuneese, dalla Val Susa, dalla Val Pellice e tutte le valli del Piemonte. Ecco. Il percorso si svolge tutte sulle montagne di fronte alla collina dello sport, la partenza e l'arrivo sono alla collina dello sport, toccherà le frazioni del Gaggio, di Tappia, di Sogno, di Valpiana e di Varchignoli, Boschetto e per poi tornare alla collinetta. Non solo però, la prova di corsa infatti domani nella stessa area intorno alle 10 ci sarà l'inaugurazione del bike park dedicato al settore giovanile alla collinetta dello sport a Villa d'Ossola appunto. La struttura adibita all'attività ludica e propedeutica al ciclismo fuori strada è un circuito in legno integrato in un'area di 15.000 metri quadrati del comune di Villa d'Ossola. L'area è in completa sicurezza ed oltre che al campo scuola è dotata di due percorsi, uno più facile di colore verde di 1.500 metri ed uno più impegnativo di colore nero di 3.000 metri. Apriamo ora la parentesi dedicata al calcio in Serie D, terz'ultima giornata cruciale per il Verbania che ospita l'Inveruno, ingresso gratuito al Pedroli e per il Gozzano che riceve il Varese in eccellenza, spera di poter far festa la Juve Domo in trasferta sul campo del Pondonà. Due super partite attendono nella terz'ultima giornata di campionato. Verbania e Gozzano, i biancocerchiati alla Pedroli, ricevono l'Inveruno in lotta per vincere il campionato ed in piena zona playoff per l'occasione ingresso gratuito allo stadio e grande coreografia annunciata dai tifosi biancocerchiati. Ci giochiamo tanto, forse tutto, le parole del presidente Luigi Pedretti. E dunque mi aspetto una grande cornice di pubblica che possa essere il 12° uomo in campo per i nostri ragazzi. Allo stadio d'Alberta arriva il Varese, il Gozzano dopo il KO dell'MLB di Borgo Sesia ha detto probabilmente addio ai playoff, ma una piccola speranza c'è ancora, ecco perché mister Gardano ha assicurato che nelle ultime tre partite i suoi giocatori faranno di tutto per conquistare il bottino pieno. Il Varese, ricordiamo, è in piena lotta per provare a vincere il campionato, un campionato in cui
guida il Cuneo con il Borgo Sesia domani di scena sul parquet, sul campo della Bustese, atteso dal scontro diretto la prossima settimana all'MLB proprio contro il Cuneo. In eccellenza la Juve Domo è attesa in Valle d'Aosta contro il Pondonnas, potrebbe essere la domenica della festa per i Granata, anche perché le avversarie hanno impegni sulla carta complicati, mentre il Pondonnaz non ha nulla da chiedere al suo campionato. Gioca in casa il Cerano, che va a caccia di un successo per allontanare lo spettro della retrocessione diretta, decisamente presente dopo il KO nel match infrasettimanale contro lo Stresa. Stresa che invece va a caccia della salvezza diretta, la squadra di mister Cagnato sarà in trasferta sul campo della Licese, mentre il Cerano ospita la Biellese. Il Baveno chiude il suo campionato di fronte al pubblico amico, affrontando gli Orizzonti e United sugli altri campi, impegni come dicevamo difficili per le inseguitrici della Juve Domo. Il Borgaro è sul campo del Trino in piena lotta per i playoff, così come il Borgo Vercelli, che è ospite dell'Alpignano di Mario Gatta. E chiudiamo con il programma di promozione prima categoria. Basta un punto all'Arona per festeggiare il ritorno in eccellenza in promozione, basta un punto anche all'Interfarmaci impegnata sul campo del San Rocco. Il servizio di Andrea Calderoni. Potrebbe essere la domenica delle feste in promozione in prima categoria. Arona ed Interfarmaci ad un solo punto dal trionfo nei rispettivi campionati. I ragazzi di Alessandro Ferrero potranno chiudere i conti con 180 minuti d'anticipo a Cavaglià in uno scontro tutt'altro che agevole, visto che i vercellesi sono terzi ad appena tre lunghezze dal piedi Mulera. Molto più agevole in prima categoria il compito della banda gestita da Antonio Talarico. Difatti la trasferta sul campo dell'ormai retrocesso San Rocco non dovrebbe creare difficoltà agli arancioneri. In promozione sarà una domenica da brividi anche in chiave salvezza. Questa sera alle 20:30 al Pedroli, match delicatissimo per la Synergy contro l'Omegna. I rossoneri a caccia della seconda vittoria in trasferta del loro torneo. In caso di risultato positivo metterebbero una seria ipoteca sulla permanenza in promozione. Invece alle 15 di domenica occhi puntati sul comunale di Briga per il match tra i Laquali e il Fomarco. Importante trasferta a Castelletto Ticino per il Piedi Mulera, reduce da due sconfitte consecutive. Uscita esterna anche per l'Accademia Borgomanero, che sarà di scena a Cossato. Il Dormelletto ospiterà il Dufour Varallo, mentre l'Oleggio tenterà di tenere viva la pista playoff in casa con il Ponderano. Completerà il turno Fulgor Valdengo Romentinese. In prima categoria il Trecate proverà a difendere la seconda piazza ad Ornavasso, mentre il Vogogna cercherà di recuperare punti sui novaresi ad Agrano. A Liberazione si giocherà Ballestrona Crevolese, sfide interne anche per Volunta Suna e Feriolo rispettivamente contro Sparta Novara e Varzese. Chiuderanno la 28esima giornata Momo Olimpia Sant'Agabbio e Caltignaga San Martinese. E con il calcio noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con Sportivamente domani alle 19:30.